Buongiorno e benvenuti. Il barocco è quello stile dominante l'arte italiana durante i secoli XVII e XVIII in architettura, pittura e scultura, ma che coinvolse nel suo sviluppo tutte le altre forme d'arte ed espressione. Caratteristiche del barocco sono la grandiosità, il movimento, lo sfarzo. Raggiunto l'apice della grandezza rinascimentale con il genio di Michelangelo, nella seconda metà del Cinquecento l'arte comincia ad avere labili fermenti di rinnovamento, scambiati in un primo tempo per servile imitazione dei sommi rinascentisti, il cosiddetto manierismo. Sarà solamente nei primi anni del 1900 che una analisi più serena riconsidererà il concetto spregiativo fino ad allora adottato. Il manierismo, secondo la critica moderna, è stato quel movimento artistico che pose le basi per la nascita del barocco, che da Roma invase tutta l'Europa occidentale. Lo storico dell'arte Luigi Lanzi, nella sua storia pittorica intorno al 1795, definisce, nelle intenzioni, in maniera lapidaria l'arte del Cinquecento dopo il sacco di Roma. La pittura divenne luogo di pratica e quasi un meccanismo, un'imitazione non del naturale a cui non guardavasi, ma delle idee capricciose che nascevano in testa agli artefici. Proprio però questa sua critica, alludendo alle idee capricciose, ne riconosce in fondo il concetto di ricerca, cosa essenziale per il progredire dell'arte. Fu essenzialmente arte della corte, della chiesa, dell'aristocrazia, arte solenne, sfarzosa, ricchissima. Il termine barocco venne usato per la prima volta con intento spregiativo dai neoclassici della seconda metà del Settecento, come reazione contro le degenerazioni o ritenute tali che vennero attribuite a tutta l'arte barocca. In Francia, il Dictionnaire de Trevoux del 1771 definisce in pittura un dipinto o una figura di gusto barocco, dove le regole e le proporzioni non sono rispettate e tutto è rappresentato secondo il capriccio dell'artista. Cioè, il termine barocco viene inteso dai neoclassicisti come la stravagante ricerca del nuovo e del bizzarro, la perdita di razionalità naturale e di equilibrio classico. In questo giudizio negativo vengono coinvolti il Bernini, il Borromini ed addirittura l'arte di Michelangelo. La reazione vittoriosa della Chiesa contro la Riforma contribuì grandemente al delinearsi e al propagandarsi dell'arte barocca. Tornata in modo più vivo alla sua funzione spirituale, specie dopo il Concilio di Trento, la Chiesa sentì rafforzato il suo prestigio. L'arte, che era sempre stata una delle sue glorie, divenne allora nelle sue mani un mezzo di glorificazione di quella religione, che oltre alle sue ragioni divine di esistenza e di efficacia,
aveva pure bisogno di incentivi per attirare le moltitudini. Come già si è avuto modo di dire, al raccoglimento della religione protestante, la Chiesa romana contrappose la teatralità e il fasto della liturgia post-tridentina. Dagli edifici, alle celebrazioni di messe solenni, alle processioni, ai santuari, tutto faceva parte dello strumento propagandistico. Per contro, un'esecuzione capitale o un rogo diventavano uno spettacolo educativo e monito che chi deteneva il potere offriva ai sudditi. Questa tendenza non si limiterà alla sola Chiesa cattolica, ma tutto il potere si spettacolarizza. Le famiglie regnanti nelle incoronazioni, nei battesimi, nei genetliaci, nei funerali, si offrivano agli occhi del popolo. In queste occasioni le città diventavano immenso scenario. Falsi archi di trionfo e false facciate diventavano parte integrante della rappresentazione, all'insegna del travestimento. Le arti figurative divennero quindi un mezzo per diffondere tra le masse i contenuti cattolici. Affinché questo avvenisse, le scelte iconografiche di pittori e scultori cominciarono a passare al vaglio dei teologi. La rappresentazione di scene bibliche o di vite di santi doveva aderire fedelmente alle sacre scritture, ma allo stesso tempo doveva essere efficace e comprensibile per tutti. Tra il 1560 e il 1660 la maggior parte delle chiese italiane venne restaurata, modificata, arricchita di decorazioni, di nuove quadrerie, di nuove cappelle e oratori. Questa situazione andava modificando anche la posizione sociale dell'artista. In una società più utilitaristica, l'artista occupava ora un posto sicuro e gli artisti di successo ricevevano somme enormi. Ben consci di questo nuovo ruolo, gli artisti del Seicento si fecero interpreti della nuova visione del mondo. Già alla fine del Cinquecento vi è la tendenza a rifiutare l'idea rinascimentale dell'arte come sistema di regole. Ciò, attenzione, non vuole dire che venga abbandonata e rifiutata l'esperienza degli antichi. Anche un artista come Caravaggio, che sovente la critica indica come un anticlassico convinto, secondo una recente interpretazione di Federico Zeri, anche lui non poté sottrarsi all'influenza dei grandi artisti antichi. Contemporaneamente ed apertamente, i Carracci e la loro accademia promossero la ricerca su come rappresentare realisticamente i sentimenti e realizzare la naturalezza delle immagini, pur recuperando l'insegnamento degli antichi. La tendenza del barocco è stata quella di voler liberare il mondo dell'arte da leggi e a rivendicare un'autonomia estetica e una libertà tecnica, un po' come avviene oggi. Il letterato Algarotti scriveva: «La vera regola è il saper rompere le regole a tempo e a luogo, accomodandosi al gusto corrente e al gusto del secolo». Ogni artista ebbe il suo linguaggio. Caduta la tesi classica dell'arte come imitazione, una concezione tecnica dell'arte, o meglio del fare artistico, prese il sopravvento. In questo periodo nasce la pittura di genere, nature morte, paesaggi, scene di vita popolare. L'autonomia di indagine invitò infatti gli artisti a sperimentare tutte le direzioni conoscitive. Persuasione e fascinazione delle anime furono i segni principali del nuovo linguaggio barocco. Come detto prima,
accanto a questo intendimento di suscitare meraviglie e provocazione sensoriale, il Seicento italiano vide anche il persistere di un radicato atteggiamento classicista. Più che la ricerca di canoni formali o imitazione di modelli antichi, il barocco trae libera ispirazione dalle forme antiche classiche e rinascimentali, mettendole e adattandole al servizio delle aspirazioni idealizzanti e retoriche della società. Accanto al patrocinio artistico ufficiale, quello che faceva capo al Papa, agli ordini religiosi, alle grandi famiglie aristocratiche, si sviluppò una vasta committenza stimolata da uomini di cultura, letterati, medici, avvocati, da imprenditori, da collezionisti privati o anche da alcuni viaggiatori stranieri che si interessavano di cose d'arte. In quest'epoca i quadri sempre più venivano comprati, venduti, ereditati. Una testimonianza dell'epoca ci dice: non solo in Roma, in Venezia e in altre parti d'Italia, ma anche in Fiandra e in Francia, modernamente si è messo in uso di parare i palazzi completamente co quadri, per andare variando l'uso dei paramenti sontuosi usati per il passato massime in Spagna. E questa nuova usanza porge anche gran favore allo spaccio delle opere dei pittori, ai quali ne dovrà risultare alla giornata maggiore utile per l'avvenire. Al significato culturale e sociale dell'opera d'arte si affiancò così il concetto di bene di consumo, attorno al quale si svilupparono interessi economici di investimento e di profitto. Con il passare degli anni divenne sempre più importante la figura dell'intermediario e del mercante d'arte. Contribuì enormemente allo sviluppo della pittura come fenomeno culturale pubblico l'esposizione organizzata in occasione di cerimonie religiose. La festa del Corpus Domini, la ricorrenza di San Giuseppe che vedeva l'esposizione di quadri nel Pantheon, di San Bartolomeo, di San Giovanni Decollato, di San Salvatore, erano occasione per gli artisti di esporre le loro opere assieme ad altri artigiani. Da Roma, il barocco si diffonderà in Europa. Basti visitare dopo Roma le città di Genova, Bologna, Venezia, Torino, Napoli, per farsi un concetto della sua grandezza e della sua potenza. L'arte barocca si intende spesso dividerla in due periodi che hanno fisionomie speciali, soprattutto dal punto di vista stilistico, anche se non da quello strettamente artistico. Il primo barocco, che si estende dalla seconda metà del 1500 fin verso il primo quarto del 1600. In Francia, corrisponde a circa il regno di Luigi XIII. Il barocco, che si estende dal secondo quarto del 1600 fin oltre la metà del 1700, con sensibili differenze tra secolo e secolo. Come abbiamo detto, tale evoluzione stilistica si preannuncia già nella prima metà del 1500. Ne dobbiamo ritenere il precursore Michelangelo. Egli mirò a imporsi con la grandiosità dei concetti, richiamò con ardite combinazioni le forme antiche e fu presto imitato dagli artisti secondari,
che vennero rapidamente elaborando elementi nuovi. Quasi tutte le forme usate nel primo barocco non sono altro che imitazioni o sviluppi di quelle create da Michelangelo. L'architettura barocca è eminentemente decorativa. Rompe sistematicamente le superfici piane, spezza le linee rette e, dove fu possibile, caricò ogni spazio e ogni linea di maschere, di cartelle, di conchiglie, di frutti, di fiori, di ornamenti svariati, di figure e di statue nelle più ardite posizioni. Il più grande artista del 1600 è Lorenzo Bernini di Napoli ed è pure il più grande architetto e scultore che l'Italia abbia avuto dopo Michelangelo. Proseguendo la traccia del grande maestro, non si accontenterà del grandioso e del potente, ma imprimerà nelle sue opere quell'aspetto scenografico e prospettico che è caratteristica di tutto il barocco. Il secolo XVIII vedrà la fine dell'evoluzione del barocco, ma è proprio in questo secolo che ne vediamo il suo raffinamento ed aggraziamento e poi la sua naturale decadenza per fare spazio, già dalla metà del secolo, al nuovo stile. Lo stile del Settecento è essenzialmente decorativo e si esplica in modo speciale nella decorazione delle sale e nei mobili. In Italia viene definita arte dei principi e per il suo frequente plasmarsi sulle mode francesi viene spesso, soprattutto nell'arte decorativa, chiamato coi titoli francesi corrispondenti al regno di Luigi XIV, la reggenza di Filippo d'Orléans, Luigi XV e infine Luigi XVI, che vedrà l'avvento del neoclassico. Va comunque notato che l'arte del 1700, per quanto normalmente indicata con nomi stranieri, ebbe tuttavia la sua nascita ed il suo maggior sviluppo in Italia. Il suo grande precursore fu il Bernini, scultore, pittore ed architetto, come già fu il grande Michelangelo. Egli, fin già dalla prima metà del 1600, elaborò un'arte che, non accetta agli artisti contemporanei, conteneva in sé elementi avanzati, i quali costituiranno la caratteristica della prima metà del 1700. Fu ancora la grandezza di Roma ad affermarsi, perché ivi aveva essenzialmente lavorato il Bernini. Gli artisti che passavano un periodo dedicato alla loro formazione artistica nell'urbe esportavano poi nei loro paesi le novità imparate. Ancora una volta, possiamo affermare che l'arte del 1700 è originale solo presso di noi, e che negli altri paesi è, per buona parte, solo arte di riverbero. Nel 1600 vengono ancora usati mobili dell'epoca precedente
e contemporaneamente ne vengono costruiti di nuovi con nota caratteristica di ricchezza e lusso di ornamentazione. I materiali pregiati già usati durante il Rinascimento, quali avorio, madreperla, bronzo, argento, svariate varietà di legno per l'intarsio, durante questo periodo trovano ampia e crescente utilizzazione. Molti mobili sono dorati o dipinti e molti altri laccati. Un mobile caratteristico del Seicento è lo stipo. Proviene dalla cultura cinese e l'uso viene diffuso presso di noi dai missionari che, tornati dalle loro missioni in Oriente, recavano svariati oggetti ricordo. Tra questi vi erano contenitori in legno divisi in scomparti, con piani e cassettini, con chiusure per mezzo di congegni segreti, dentro ai quali custodivano medaglie, monete, carte, statuette, vasetti, pipe ed altri simili oggetti da collezione. Tale contenitore era riccamente ornato con paesaggi, figure ed altre decorazioni a soggetto orientale. Il tutto era chiuso da due sportelli, anch'essi con ricche decorazioni. Da questi curiosi oggetti, gli artisti del Seicento trassero ispirazione, creando così lo stipo. I motivi di decorazione diventano quelli tipici del periodo. L'insieme prende l'aspetto di una facciata di palazzo, per cui troveremo tre abbeazioni sorrette da colonne, lesene, erme, cariatidi, nicchie con statuette, cartelle, stemmi e le varie sagome intagliate. Analogamente, con analoga preziosità vengono decorati i cassetti raffiguranti soggetti storici, mitologici, cacce, battaglie, carte geografiche. Gli stipi più preziosi vengono costruiti in ebano e sono verniciati in nero, con parti in bronzo ed applicazioni in avorio e madreperla. Come per i loro modelli orientali, venivano utilizzati per custodire gioielli, monete, oggetti antichi, statuette e simili. Quelli grandi, in genere, non avevano sportelli, mentre gli sportelli erano spesso presenti su quelli più piccoli, utilizzati per il trasporto delle collezioni da una residenza all'altra. Come possiamo facilmente intuire, lo stipo assume la funzione che nei secoli precedenti ebbero i cofanetti. I tavoli, che sostengono gli stipi, hanno anch'essi forma architettonica e riprendono i motivi decorativi del mobile a cui sono destinati. I tavoli traggono all'inizio forte ispirazione da quelli presenti nel 1500, pur presentando nuova trattazione negli elementi decorativi, che rispetto a quelli del periodo precedente presentano una esecuzione dell'intaglio più svelta, cioè meno accurata e precisa, cosa tipica del barocco seicentesco, che intende la scenografia, cioè la percezione dell'insieme, molto importante e considera non determinante l'accuratezza esecutiva dei particolari. Tavoli tipici del periodo sono tavoli con colonne tortili oppure tornite con rigonfiamenti simili a delle sfere variamente deformate. I sostegni sono quasi sempre congiunti per mezzo di traverse tornite o frastagliate o dritte, come già si è visto per i tavolini degli stipi. Di forma sferica sono anche gli appoggi a terra.
Anche sul tavolo visto precedentemente si possono notare varie forme ad andamento sferico. Come già accennato prima, le sculture sui mobili del periodo sono in genere ricchissime, però vengono eseguite alla maniera cinese e giapponese, cioè in modo appena abbozzato e trascurate nell'esecuzione. Si presentano dunque con un aspetto assai diverso rispetto a quelle del 1500, che erano assai meglio definite. Questa ispirazione verso le forme orientali si evidenzia anche nelle sagome dei mobili e, come vedremo, nelle cornici degli specchi. Imitazione o ispirazione nei confronti dell'arte cinese e giapponese si accentuerà in Europa durante il periodo barocco settecentesco. In questo periodo i letti si avvicinano nella loro forma sempre più a quelli moderni. Sono formati da un telaio che si innesta sui quattro sostegni spesso torniti. Detto telaio sorregge poi per mezzo di corde o altre traverse il pagliericcio, di solito fatto con foglie di grano turco. I sostegni, alzandosi, vengono a formare la testata del letto. La parte più ricca di questi letti è rappresentata dai quattro sostegni, in generale molto grandi, sono a forma di colonne intere, lisce o scanalate o tortili. Le colonne terminano in alto spesso con vasi, fiori, pennacchi decorativi. Altre volte assumono anche la forma di candelabri e, prolungandosi verso l'alto, sostengono una trabeazione con un cielo di tela o di legno, a cui vennero appese delle tende per isolare, a scopo di riscaldamento, dal resto dell'ambiente. Anche detta trabeazione può essere ornata molto riccamente e in corrispondenza delle colonne si possono elevare, oltre a vasi e pennacchi decorativi, anche statue. Questi letti con cortine in stoffa vengono definiti parati. Le spalliere possono essere costituite da semplici stoffe che congiungono i due sostegni, oppure da pannelli in legno ornati in vari modi e riccamente intagliati alla cinese, come già detto prima. La tinta maggiormente usata per i letti è il nero, oppure, in modo meno frequente, lasciati al naturale o tinti di verde, come accadeva per i portoni per simulare il bronzo. A volte le parti in rilievo sono dorate su fondo azzurro. Essendo l'uso nel 600 di ornare solo le parti in evidenza, troveremo letti privi di ornamento, perché destinati ad essere coperti completamente con stoffe, lisce o ricamate. Nel caso le decorazioni fossero presenti solo in parte, le stoffe venivano rimboccate in modo da lasciar bene in vista solo le parti ornate. Nel 1600, pur sopravvivendo in contesti rustici e rurali, possiamo affermare che tendano a scomparire negli arredi i cassoni. In realtà sopravvivono nelle anticamere, ma con sostanziali modifiche, come già abbiamo visto alla fine del 1500. Viene aggiunto uno schienale di solito a schema triangolare, molto alto, sagomato e intagliato, o più frequentemente dipinto a olio o tempera, con particolari architettonici, festoni di frutti o fiori e, a imitazione della stoffa,
o dell'intarsio. La sedia del 600 è ancora, come nel periodo precedente, molto rigida. I quattro sostegni a sezione quadrata oppure torniti sono congiunti da traverse. La tornitura è a fusarola, e cioè composta da una serie di elementi sferici e fusiformi variamente alternati, o a colonna a spirale, come già abbiamo visto sui sostegni dei tavoli da stipo. Qui vediamo riprodotte le forme di alcuni balaustri architettonici tipici del periodo, da cui possiamo evincere come gli stessi abbiano fortemente ispirato anche gli elementi decorativi dei mobili. Quando i sostegni sono torniti, hanno una parte a sezione quadrata, per ovvia comodità d'innesto, all'altezza delle traverse. I sedili hanno forma rettangolare, mentre nei seggioloni la forma diventa trapezoidale con uno schienale leggermente inclinato a scopo di maggior comodità e aggiunta di braccioli ricurvi. Accanto a seggiole totalmente in legno intagliato, ne troveremo altre coperte con stoffe o cuoi, ornate nella parte anteriore con chiodi dalla capocchia emisferica avente anche 3 o 4 cm di diametro. I cuoi sono tesi sulle traverse, neri, con motivi ornamentali dorati o dipinti, impressi con ferri a caldo. Un altro mobile caratteristico del 600 e che prende ispirazione dallo stipo, ma di dimensioni assai diverse, è il canterano. I canterani nell'utilizzo sostituiscono i cassoni dell'età precedente e servono essenzialmente per deporvi la biancheria. Gli elementi decorativi continuano ad essere gli stessi già visti per lo stesso periodo. Gli intagli continuano ad essere eseguiti in maniera svelta. Spesso l'insieme trae ispirazione dalle facciate architettoniche. Spesso, nel 1600, troveremo delle credenze costituite da due corpi. Quello inferiore, simile ai canterani ma senza cassetti, chiuso con ante e all'interno muniti di piani. Quello superiore è alquanto indietreggiato sul piano rispetto a quello inferiore. Gli ornamenti sono costituiti da cariatidi, erme, teste di puttini, colonne torte, lesene. I pannelli hanno sagome intagliate e motivi in rilievo, spesso a punta di diamante. L'utilizzo di questo tipo di credenza è parecchio usato nel centro Europa e meno in Italia. Accanto al tipo di credenza descritto, permangono i mobili composti dalla sola parte inferiore, come già descritto per le epoche precedenti. Gli elementi decorativi continuano ad essere gli stessi del periodo, ricchi di motivi intagliati. Le forme delle credenze con alzata ricordano quelle degli armadi che in generale coprono le pareti delle sagrestie. Intagliati o intarsiati sono generalmente ricchissimi di motivi architettonici, di cariatidi, di festoni. L'insieme, per le chiese più ricche, ha aspetto monumentale. Con identica disposizione di quelli rinascimentali, troveremo gli stalli corali del secolo XVII. Le ornamentazioni si compongono naturalmente con gli elementi dell'epoca barocca usati, come già visto, spesso con sovrabbondanza. Le cornici assumono nel 1600 grande importanza.
I quadri erano dipinti su tela e non più sopra tavole di legno. Le cornici sono spesso di proporzioni molto grandi, a differenza di quelle rinascimentali che erano più piccole. Le cornici rinascimentali avevano importanza quale funzione di contorno dei quadri, mentre quelle del Seicento hanno importanza intrinseca come lavoro d'insieme scenografico. I motivi ornamentali sono a rilievo bassissimo, sovente fatti con pasta dorata. Il motivo decorativo inserito nel piano del telaio tra le cornici interna ed esterna, invece di girare tutto attorno, è limitato agli angoli e nei quadri di maggiore dimensione anche nelle mezzarie. Un motivo decorativo frequente è il ramo di rose, legato alla devozione per la Madonna del Rosario. Sagoma caratteristica è la forma torica che proseguirà ingrandendosi con la cultura settecentesca. Gli specchi nel Seicento ebbero grande sviluppo. Nel periodo rinascimentale si usavano ancora come specchio semplici lastre d'argento o di rame levigate e lucide. Con l'inizio del barocco si inizia a costruirne. Come detto prima, il barocco è un periodo culturale molto lungo che si estende dalla seconda metà del Cinquecento fin oltre la metà del Settecento. Le differenze stilistiche dei vari periodi sono evidenti, ma l'intento propagandistico della Chiesa e delle classi abbienti rimane immutato. Dunque, avvicinandosi alla metà del secolo XVII, si cominciano ad intuire desideri di rinnovamento stilistico che si caratterizzano con un ulteriore arricchimento in sfarzo, grandiosità ed eleganza. Questo periodo si può all'incirca far coincidere con l'avvento al trono di Francia di Luigi XIV. Il periodo fin qui analizzato verrà definito primo barocco, mentre di qui in avanti, fino al suo esaurimento, si parlerà di barocco. Questo periodo è detto il secolo dei mobili. Vengono creati infatti nuove forme, piene di eleganza e praticità, tanto da essere imitati nella tipologia dell'utilizzo fino ai giorni nostri. L'uso dell'intarsio e della marchettatura diventa molto utilizzato, acquistando grande splendore e diffusione grazie all'ebanista parigino André Charles Boulle, che utilizzò metalli su fondo tartaruga applicati sulle superfici dei mobili. Nel periodo del regno di Luigi XIV, che va dal 1643 al 1715, i tavoli, sia quelli collocati contro il muro che quelli isolati, che in generale i piani dei mobili, hanno di solito forma rettangolare, eventualmente con angoli smussati, mentre nel periodo successivo assumeranno forme più sinuose. I piani dei tavoli o dei mobili possono essere in legno, ma sovente in marmo, cosa questa che non troviamo nelle epoche precedenti. Per i tavoli si fecero anche delle lastre in scagliola, ad imitazione di commesso di pietre dure. Tale tecnica è spesso utilizzata anche per il pagliotto degli altari. I sostegni dei tavoli sono a sezione quadrata, con forma a balaustro. Uno dei motivi caratteristici è quello della mezza rapa in sezione,
che porta ornamenti scolpiti, tra i quali quasi sempre delle volute. I sostegni in genere sono uniti da traverse variamente curve. Il sedile ha nelle sue linee generali la stessa struttura ornamentale del tavolo, nel piano, nei sostegni e negli ornamenti. Le imbottiture sono ancora rigide e dure, generalmente fatte di stoppa. Questo divanetto è pensato in questo periodo, da utilizzare anche per momenti di riposo. Notare le gambe a pilastrino e le traverse congiungenti i sostegni. Continuano ad essere presenti negli arredi gli sgabelli, che assumono analoga conformazione stilistica dei sedili. La moderna idea di progresso che sta alla base del nostro modo di pensare si sviluppa nel Settecento. Valori come quelli della tolleranza, della certezza del diritto, della lotta all'arbitrio sono stati elaborati dai pensatori politici settecenteschi. Si elaborano anche le importanti tesi di economia politica che sfoceranno nel liberismo economico, propugnante il libero scambio dei beni e il non intervento dello Stato nell'economia. Per renderci conto come questo secolo sia così vicino al nostro, vediamo come le opere letterarie ed in particolare quelle teatrali ci risultano ancora congeniali e per gustarle non abbiamo bisogno di quelle mediazioni culturali che ci richiedono invece altre epoche. Il repertorio più gradito nelle nostre sale da concerto e nei teatri d'opera è pur sempre quello comprendente autori come Vivaldi e Bach, Handel e Mozart. Ulteriore esempio potremmo trarlo da aspetti solo all'apparenza marginali, quali il gusto gastronomico. Infatti, come negare la maggior facilità nell'apprezzare le ricette gastronomiche del Settecento rispetto ad altre più antiche. Molte grandi città europee si formano in questo secolo l'immagine in cui noi oggi le riconosciamo. Basti citare Vienna, Pietroburgo, Parigi, Torino. Un esempio di comportamento che potremmo definire attuale è il grave episodio di peste avvenuto a Marsiglia nel secondo decennio del Settecento.
Il 25 maggio 1720 una nave proveniente dalla Siria attracca a Marsiglia. A bordo ci sono 9 morti per peste. Nei mesi successivi a Marsiglia e nel resto della Provenza gli appestati saranno più di 100.000. Potrebbe essere l'inizio di una nuova catastrofe europea, paragonabile a quella del 1348 o a quella della prima metà del 600. Ma non è così. Questa volta l'Europa si salva. È nata una nuova consapevolezza. Si è compreso finalmente quali siano i meccanismi di diffusione delle epidemie e lo Stato è riuscito a organizzare un cordone sanitario perfettamente efficiente. La regione di Marsiglia è stata completamente isolata. Nessuna imbarcazione ha potuto lasciare il porto. Chi ha tentato di forzare il blocco terrestre è stato passato per le armi. La peste in Europa è stata definitivamente vinta. Anche le carestie sono diventate meno frequenti e meno rovinose. L'agricoltura si è data una migliore organizzazione. Si sfruttano colture più redditizie, quali il mais, la patata e il riso. Viene introdotto un sistema più scientifico di sfruttamento del terreno, con nuovi tipi di rotazione agraria e maggiore disponibilità di bestiame da lavoro. Avviene una crescita demografica senza precedenti. Dal 1710 al 1815 la popolazione europea raddoppia. È questo il secolo in cui si allunga la durata media della vita. Avviene crescita demografica ed economica. Si instaura un clima di ottimismo e di fiducia. In questo clima si possono sviluppare le opere dei filosofi, o come li chiamiamo noi oggi, gli illuministi. All'interno di questo movimento troviamo rappresentati uomini delle più disparate tendenze, atei, agnostici, edeisti, fautori dell'assolutismo illuminato, della monarchia costituzionale e del governo democratico, sostenitori del progresso tecnico e sociale e propugnatori di una naturalità primitiva. Quello che li accomuna è il modo di pensare razionalista, non più alla maniera seicentesca che considerava la visione del mondo statica e atemporale, ma nella visione del mondo animato da forze che lo modificano incessantemente. L'illuminismo afferma e promuove l'emancipazione umana attraverso un uso allargato e generalizzato della ragione. Una società colta sarà tendenzialmente una società giusta. L'illuminismo crede profondamente nelle capacità dell'uomo di evolversi verso il meglio. Gli illuministi si occupano di filosofia, di politica, di scienza, di economia, ma anche di estetica ed arte. Fino ad allora l'arte era un insieme di regole che l'opera doveva necessariamente rispettare. Era stato così per tempo lunghissimo, dall'antica Grecia alla normativa rinascimentale, fino al periodo barocco del secolo XVII. Con l'illuminismo ci si preoccupa di osservare empiricamente come funziona il gusto degli uomini. Il bello nell'arte sfugge ai canoni fin qui propugnati e ci si pone il problema non solo di imitare la natura per le sensazioni che essa fa nascere, ma si tende a mescolare il bello artificiale con il bello naturale. Un esempio ne sono i giardini. Nel Settecento l'arte italiana continua a mostrare una certa vitalità. Non solo si impongono centri prestigiosi quali Roma, Napoli, Bologna, Genova, Torino, Venezia, ma gli artisti italiani vantano un successo internazionale. In Italia si intensifica l'afflusso di viaggiatori stranieri, che spesso sono anche raffinati collezionisti.
si mantiene la consuetudine del Grand Tour, e cioè il viaggio di istruzione che i giovani aristocratici europei compivano di solito con la guida di un precettore, in primo luogo in Italia e poi in Francia, Olanda e paesi tedeschi. Il genere delle vedute in pittura si afferma proprio in questo periodo e dall'abitudine del Grand Tour è direttamente collegata soprattutto in quei centri come Venezia, Roma e Napoli, che del viaggio costituivano tappe privilegiate ed obbligo. Il secolo XVII vede la fine dell'evoluzione del barocco, ma è proprio in questo secolo che ne vediamo il suo raffinamento ed aggraziamento, e poi la sua naturale decadenza per fare spazio, già dalla metà del secolo, al nuovo stile. La tendenza innovativa nell'arredo, venutasi a creare intorno alla metà del secolo precedente, si acuisce e consolida nel 1700, dando origine a nuove forme piene di eleganza e praticità. Nel primo 600 il mobile è ricco e solidissimo. Mano a mano, tale caratteristica si viene trasformando per esprimere forme sempre più aggraziate, ma pensate alla ricerca dell'utilità e comodità. L'intarsio, molto usato nel Luigi XIV, viene quasi abbandonato per lasciare spazio alla stronatura e marchettatura con figure a fiori. Tavoli, sia quelli collocati contro il muro che quelli isolati, che in genere i piani dei mobili, hanno spigoli centinati e forme sinuose, modificando la rigidità in essere durante il Luigi XIV. Nei tavoli della reggenza e poi dello stile Luigi XV, tutte le linee si curvano sia nei contorni dei piani che nei sostegni, che nei fianchi dei mobili. Le gambe prendono la caratteristica forma di tre C raccordate. Nel disegno vediamo le tre C corrispondenti ai numeri 1, 2 e 3. Le console, e cioè i tavoli da muro, sono certamente il mobile più caratteristico del periodo Luigi XV e trovano la loro ideazione già durante la reggenza di Filippo d'Orléans, che assume nel 1715 il potere regio in nome del futuro Luigi XV, che allora ha soli 5 anni. Le traverse che uniscono i sostegni delle console hanno andamento sinuoso, con sviluppo soprattutto verticale. Nel punto di unione delle traverse è presente un gruppo ornamentale. Nel Settecento, nei salotti della nobiltà e dell'alta borghesia si praticano frivoli giochi e troveremo quindi numerosi tavolini a essi appunto adibiti. Alcuni sono apribili con dentro il tappeto verde, la scacchiera, il tric-trac o altro gioco. Di solito sono assai leggeri e facilmente trasportabili. Nei refettori dei conventi troviamo tavole lunghe e strette, con sostegno a cavalletto, con la solita forma a C, variamente combinata. Frequentemente nel Settecento ci si imbatte su un mobile caratteristico, di forma parallelepipeda, con forme a doppia curvatura, detta anche a pancia, con cassetti, destinato a contenere oggetti vari, il cassettone o anche detto canterano. Molti sono intarsiati,
ma molto più frequentemente li troveremo placcati con fogli di legno pregiato, di mogano, di rosa, di palissandro e altri legni preziosi. La placcatura era composta a specchiatura e le decorazioni eseguite con la tecnica della marchettatura. I più ricchi sono impreziositi con bronzi dorati applicati. Esistono anche decorati a laccatura imitante la lacca orientale. Altre tipologie di mobili seguono gli stessi andamenti decorativi sin qui descritti. I sedili hanno nelle loro linee generali la stessa struttura ornamentale del tavolo. Ciò lo riscontriamo nel piano, nei sostegni e negli ornamenti. I sedili delle epoche più antiche erano generalmente di legno. Quelli imbottiti cominciano ad apparire nel 1500 e si fanno comuni nel 1700, ed intorno alla metà di questo secolo le imbottiture diverranno maggiormente elastiche e morbide, ma non verranno ancora utilizzate le molle, che appariranno solo nella prima metà dell'Ottocento. Sempre molto comuni sono gli sgabelli. Anche qui i sostegni ricordano quelli dei tavoli e sono senza traverse. Troviamo pure sgabelli con sostegni a X, in genere non piegabili. Nella costruzione e concettualità, la seggiola non è altro che l'evoluzione dello sgabello, cui viene aggiunto lo schienale. Spesso l'insieme è di grandi proporzioni e va altresì notato come nel Settecento, per una ricerca di maggiore comodità, gli schienali siano inclinati all'indietro. I seggioloni in questo periodo divengono molto comodi, per cui cambia anche la loro denominazione. Con evidente ragione si chiameranno poltrone. Lo schienale risulta molto inclinato ed il sedile acquista in profondità. I bracciuoli hanno forma ad S e per favorire la moda adottata dalle signore, che impone sottane a grandi cerchi, si allargano, parimenti ai sedili, verso la parte frontale. I sedili in generale sono molto più bassi che non nell'epoca precedente. Le stoffe usate per coprire sedie e seggioloni sono damaschi, broccati, cuoi e arazzi fatti appositamente. Come già in parte presenti nel Seicento, anche in questo periodo troviamo intelaiature a cannicciato e giunchi, che sono di evidente imitazione giapponese. Un nuovo tipo di sedile nel Settecento è il sofà o divano. Non è altro che una poltrona di maggiori dimensioni con più sostegni. I letti sviluppano le stesse forme e decorazioni che abbiamo sin qui esaminato. Il cassone contenente il pagliericcio è di solito non visibile, in quanto completamente ricoperto con stoffe. Oltre a questi letti più semplici, abbiamo quelli montati, cioè a baldacchino. Talora i baldacchini erano sospesi. In questo periodo viene in uso un altro mobile sconosciuto nelle epoche precedenti. Consiste in una specie di console destinata a stare in un angolo. Poggiata sulla stessa sta un armadietto con la parte frontale a linea curva munita di sportello. Di solito è presente anche un piccolo cassetto. Questo mobile viene definito cantoniera,
e nella stessa sala da pranzo ne possono essere presenti anche più di una. Mobili per vari utilizzi ed ogni esigenza rendono gli ambienti confortevoli ed eleganti. Altra invenzione del periodo sono i paraventi, composti da una serie di telai ricoperti di stoffa o anche di carta, sono uniti da cerniere a volte semplicemente di cuoio, che permette loro di essere ripiegati in vari modi. Venivano utilizzati per isolare nelle grandi sale una parte di esse a seconda della necessità. Un cenno ad un particolare tipo di decorazione che venne in uso nel Settecento per venire incontro ad una committenza sempre più allargata, riducendo i tempi di esecuzione dell'opera e di conseguenza i costi. Questa tecnica veniva definita arte povera. Consisteva nell'utilizzare, in sostituzione della decorazione dipinta, una stampina in carta opportunamente colorata che veniva saldamente incollata sulla superficie del mobile e poi successivamente ricoperta della vernice di finitura. L'effetto era assicurato e i costi diminuivano assai. Intorno alla metà del Settecento le linee tendono a semplificare e preludono ad una transizione che porta verso il neoclassicismo. Invitandovi dunque alla visione della prossima puntata che tratterà il neoclassico, vi ringrazio per l'attenzione prestata. Iscrivetevi al canale. Un caro saluto.